presentato la mia opera letteraria. Il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende. Dunque, racconterò di me cose popolari come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Frisca sezzi scale lizzo. Grazia Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre 1871, nel quartiere dei Pastori, detto di San Pietro. Suo padre è Giovanni, benestante, sua madre Francesca Cambosu. È l'ultima di quattro fratelli, due maschi e due femmine, Peppina e Nicoletta. Grazia Deledda segue studi irregolari, le elementari, poi un precettore privato. Però qualcosa la spinge a scrivere sin dall'adolescenza. Per Grazia Deledda la casa paterna diventa un fortilizio e al tempo stesso un sogno, un luogo dove scrivere con assiduo lavoro. In questa casa Grazia Deledda scriverà i suoi primi libri, dal racconto Sangue sardo ad Anime oneste alla Via del male. Nel 1899 Grazia Deledda incontra a Cagliari, in casa di amici, il futuro marito Palmiro Madesani, mantovano. L'anno dopo si sposa e si trasferisce a Roma per sempre. A 29 anni Grazia Deledda viene qui a Roma, si sposa e si trasferisce nella capitale, in quella che per lei è sempre stata l'Eldorado, il suo sogno della sua giovinezza, il sogno di gloria per la letteratura sarda e per la letteratura universale che le voleva rappresentare e raccontare. E qui a Roma vive più della metà della sua vita, perché muore a Roma il 15 agosto del 36, e di circa 30 romanzi che lei ha scritto, una decina sono ambientati proprio in quello che i sardi chiamano il continente. Molti dei romanzi sono ambientati proprio qui a Roma. Grazia Deledda, questa grande scrittrice italiana, l'unica donna che ha preso il premio Nobel per le lettere nel 1926, glielo hanno consegnato nel 1927, non si è occupata soltanto della Sardegna, ma su una trentina di romanzi che ha scritto, Grazia Deledda ne ha dedicato circa 10 a paesi, a città, a personaggi e popoli che non sono della Sardegna. Molti sono i romanzi famosi di Grazia Deledda, che abbiamo letto a scuola, che vediamo e abbiamo visto come riduzione cinematografica, per esempio Canne al vento, da cui nella metà degli anni 50 la RAI trasse un famosissimo sceneggiato. Buongiorno. Buongiorno, mi signoria. Hai portato la roba dal podere? Sì, sì, padrone. Esther, è poca questa roba. Sì. Abbiamo già raccolto e venduto quasi tutto. Sì, ma presto Giacinto andrà a Nuoro e metterà a posto tutto. Quando, dopo le prime prove narrative, Grazia Deledda pubblica nel 1891 Fior di Sardegna, la terra amata, il suo stesso paese, le si rivolta contro gridando allo scandalo. Credevo di fare onore e piacere ai miei compatrioti. Si figuri dunque il mio dolore, il mio primo dolore, che provai allorché, comparsi alla luce quei racconti, per poco non venni lapidata dai miei conterranei. Giuseppe Guiso ha 83 anni, è uno dei pochi uomini che indossino ancora a Nuoro quotidianamente il costume, e come tutti gli uomini della sua generazione ha una opinione particolare su Grazia Deledda. Signor Guiso, che cosa ne pensa lei di Grazia Deledda e della sua opera nei riguardi di Nuoro? Io sin dai primi romanzi di Grazia Deledda ho seguito tutta l'evoluzione della sua letteratura. E per me, come per noi sardi, certo che quella che ha dato una spinta a metterci anche in vista, perché prima eravamo troppo abbandonati. Penso che molte cose avrebbe fatto, secondo il mio esclusivo modesto parere, non metterle così chiaro. Ha esagerato, insomma.
secondo me non ha esagerato, ha detto molte cose il vero, ma anche il vero qualche volta bisogna nasconderne, almeno anche per carità di patria. La narrativa di Grazia Deledda tocca i 56 volumi, molte le traduzioni straniere. Quando cominciai a scrivere, non usavo la materia che avevo a portata di mano come materia prima per plasmare la mia opera d'arte. Se continuai a usare questo materiale per tutta la vita, è perché so quel che ero quando mi formai, legata intimamente alla mia razza, e la mia anima era uguale ad essa. Quando frugai in fondo all'anima dei miei personaggi, era nella mia anima che frugavo. E tutte le angustie che ho raccontato in migliaia di pagine dei miei romanzi e che tanta pena vi hanno fatto, erano i miei dolori, le mie angosce, i dubbi, le lacrime che io piansi. Se, innamorata da un paesaggio e da tradizioni insolite, la critica straniera si dimostrava quasi concorde, quella italiana arricciava il naso, a cominciare da Benedetto Croce con i suoi pregiudizi, però sostenuto da Serra e da Pancrazzi. Il mondo mitico della Deledda, i suoi interni scarni ma non veristici, talvolta incrinati da un sospetto paesano, però subito riscattati da un impasto linguistico ricco di altri modi e soluzioni narrative, lasciarono perplessi i nostri recensori. Nel secondo dopoguerra, mutato il registro di interpretazione, si fa in luce una nuova Deledda. Così la vede Natalino Sapegno. Quello della Deledda è un lirismo ingenuo e non decadentistico, che tende a rappresentarsi e a condensarsi in figure morali, in spunti di parabola, e si rispecchia nel fondo etnico di una concezione elementare della vita, pregna di ragioni religiose e magiche della Sardegna più arcaica. La Deledda scelse all'uopo quella forma che più le si presentava pronta, ancor viva nell'uso e nella saggezza sentenziosa e patriarcale dei suoi pastori, confortata dall'assidua lettura della Bibbia e dalla consuetudine delle formule liturgiche, la più conforme a quell'atmosfera arcaica di canzone popolare in cui si calava la sua nostalgica fantasia. Perché parlare di me? E parlarne che importanza ha? Meglio, chiusi i libri, parlare della neve che imbianca i miei capelli. Segno che mi avvicino al giorno in cui un solo libro conta, quello dell'attivo e del passivo della nostra vita, se davvero qualcosa abbiamo fatto. Ormai vicina alla morte, in questa lettera a un amico, Grazia Deledda non rinuncia al suo carattere rattenuto e quieto, anzi ne riafferma il valore. Anni prima, quasi all'inizio della carriera letteraria, con un rigore che contrasta con l'età dei suoi 20 anni, aveva scritto queste parole. Io non sogno la gloria per sentimenti di vanità e di egoismo, ma perché amo immensamente il mio paese. E vorrei viver lassù, sola coi venti, col sole, con le ruppi e la foresta, con la natura immensa. Emozioni, profumi, sensazioni e visioni con le parole di Grazia Deledda e con la musica e la voce di Mariano De Idda, compositore che ha sempre tratto la sua ispirazione dalla letteratura e dalla musica d'autore. De Idda, conquistato dai romanzi della scrittrice e premio Nobel per la letteratura nel 1926, torna nella sua terra natia, la Sardegna, nei luoghi dove palpita ancora il cuore di questa donna coraggiosa e libera che ha scritto molte intense pagine nate dalla vita reale, dalle piccole grandi situazioni, dai dolori e dai desideri di persone semplici che con la sua arte hanno assunto valore universale. In che cosa consiste la modernità di Grazia Deledda? Consiste nel riuscire a realizzare un sogno, cosa sempre non facile, ma pur realizzabile. La Deledda lo ha dimostrato avendo una bassa scolarizzazione, eppure con questa grande forza di volontà è riuscita a raggiungere il massimo del riconoscimento riguardo alla letteratura.
cresce in un angolo del prato. Io spero di riuscire a trasmettere la bellezza interiore di questa scrittrice, il sorriso di questa scrittrice. Nei suoi romanzi c'è il suo sorriso. Frisca zezzi scale rosa, frisca zezzi scale lizzo.